il mio safari in Sudafrica. Negli ultimi 4 giorni sono stato nel Madikwe in Sudafrica per fare il mio primo safari in questo incredibile parco nazionale. Nel video di oggi cercherò di trasmettervi tutte le emozioni che ho vissuto in questa fantastica avventura, ma riavvolgiamo un attimo il nastro e iniziamo questa storia dall'inizio. In questo momento sono le 3.43, siamo diciamo all'ingresso del nostro condominio per aspettare l'Uber che ci porterà in aeroporto. Ecco a voi l'aeroporto di Cape Town in tutta la sua bellezza e grandezza. Adesso ci aspetta un volo di qualche ora da Cape Town a Johannesburg. Atterrati a Johannesburg. Ecco qua il bolide. Tac. Adesso ci aspettano 4 ore e mezza di macchina, se non 5, per arrivare nella location finale. Siamo quasi arrivati, manca circa un'oretta. Sono dilaniato, stanchissimo, perché stanotte ho dormito 2 ore, 2 ore e mezza. La strada però non è male. Se prendete la macchina da Johannesburg c'è una bella autostrada che porta in questo punto, in questo parco. Yeah, we need to go to the Rockfig. Rockfig. Yeah. And my name is Nicola Bartolini. Nicola Bartolini. Yes. Okay. So we need to pay when we come back? Ah, okay. Ah, okay. Pay the loss. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Siamo appena arrivati, adesso vi faccio vedere il posto. Questa è la parte del ristorante dove si fa colazione, pranzo e cena. Potete vedere, molto molto carino. Parte esterna in cui si organizzano, ci ha detto la ragazza, barbecue eccetera. Terrazze personalizzate. Siamo arrivati nella nostra villa, adesso la vediamo insieme. Allora, all'ingresso, come potete vedere, qui c'è tutta la parte, diciamo, del soggiorno. Questa invece è la parte della cucina. Questo è il terrazzo, molto molto figo, che dà sulla savana. Questa è la parte, diciamo, con piscina, divano, i due sdrai. Questo è un tavolo se si vuole mangiare fuori. Piscina la userò istantaneamente perché è un caldo incredibile e quindi mi sa che mi ci butto subito. Camera da letto, vista così, veramente veramente tanta roba che dà appunto sul terrazzo. Aria condizionata, c'è anche una ventola, scrivania se si vuole lavorare, molto molto bella. E invece di qua c'è il bagno con doccia interna, doccia esterna, che è una chicca secondo me. Questo è il bagno molto molto grande con di là i sanitari. Outfit per il primo safari: pantaloncino corto, scarpina, maglietta. Ho optato per il pantalone corto perché è veramente troppo caldo oggi. Caldo assurdo, ci saranno 35-36 gradi, ma più che altro un'umidità incredibile. C'è un po' di vento, ma l'aria è veramente super super calda. Ok. Other than that, the rules are very basic. Try to remain seated while I'm driving or when we're around dangerous animals. Try to keep your limbs on the inside of the car. Okay. And a lot of these trees and the grasses, they do have insects and snakes and all kinds of things that could be on them. So please try not to grab them. We are very famous for what we call the Super 7. Big Five. So rhino, buffalo, elephant, lion, leopard. You know the Big Five. The plus with cheetah and wild dog. Two rarest predators. We do have them. They're not always easy to find. But okay. Five, ci sono anche 2 animali molto rari che sono i wild dogs e i cheetah, i ghepardi. Quindi oggi in particolar modo stiamo andando alla ricerca dei wild dog e dei rinoceronti. Praticamente siamo spostati dalla strada per far attraversare questo elefante, questo giovane elefante. Non
riuscite a vedere i wild dogs? Adesso siamo in uno spot che li stiamo fotografando, stiamo aspettando che si muovano. Sono un gruppo di 6-7 wild dogs che abbiamo trovato con altre jeep e ci hanno spiegato che praticamente durante il giorno tendono a rimanere fermi, soprattutto se sono giornate calde, per non sprecare troppa energia, mentre invece la sera, soprattutto al tramonto, all'alba, che sono diciamo pieni, full di energia, vanno a caccia o si muovono. Stiamo seguendo i wild dogs perché stanno cacciando un facocero. Ad ogni drive serve un aperitivo, in questo caso lo stiamo facendo sulla jeep e non fuori, perché c'è stato un attacco da parte dei wild dogs ad un elefante, quindi era abbastanza pericoloso e quindi ci hanno fatto stare sulla jeep. Appena tramonta il sole, la guida con una torcia cerca di illuminare la zona intorno per vedere se si trovano animali. Ragazzi, non so se si vede, ma c'è un camaleonte. Non so come abbiamo fatto a vederlo, ma vi giuro che lì c'è un camaleonte tra le sue mani. No, assurdo, forse lo vedete anche dal video. È piccolino. Yeah, we seen it. Positivo come game drive perché abbiamo visto i wild dogs che non avevamo ancora visto, nonostante avessimo già fatto un safari qui in Sudafrica nel Kruger 2 anni fa, e poi abbiamo visto gli elefanti, diverse cose, comunque gli impala, gli gnu che non avevamo mai visto. È stato molto molto bello. Allora, per quanto riguarda l'estetica del parco nazionale, devo dire che è molto molto bello. Ovviamente, a differenza da fare safari qui d'estate rispetto a farlo nel Kruger d'inverno, c'è un abisso rispetto alla temperatura. Oggi era un caldo incredibile, mentre invece nel Kruger era un freddo assurdo, quindi farlo nelle due stagioni, personalmente per ora io consiglierei di farlo in inverno, però vi voglio dire questa cosa molto meglio alla fine di questo video, quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine. In questo momento sono le 5:28, entro le 6 dobbiamo partire. Guardate che bella l'alba che sta venendo su, pazzesco. Il ranger ci ha detto che questa mattina andremo alla ricerca dei leoni, quindi sarà una mattinata dedicata appunto ad esplorare il Madikwe per cercare appunto un gruppo di leoni da fotografare e da vedere. Siamo ovviamente gasati a palla. So the morning is pretty much us trying to track as much as possible. If we don't find them, then at least we can pinpoint which direction they're heading, where they could be and what they could be. Allora, ci siamo fermati perché abbiamo trovato le prime orme di leoni femmine. La guida ci ha spiegato che queste erano effettivamente orme di leoni e non di ghepardi, perché comunque la femmina del leone è più lunga rispetto alla femmina del ghepardo. Li abbiamo trovati, i leoni maschi, li abbiamo trovati, pazzeschi. Uno è qui, proprio davanti a noi, l'altro sta dormendo. La posa del mattino, biscotti, caffè latte abbiamo preso e adesso siamo qui in mezzo praticamente al niente, ci siamo allontanati un po' dai leoni. I leoni dormono dalle 18 alle 20 ore al giorno, ci ha detto la guida, infatti adesso in questo momento si stanno riposando, cacciano tendenzialmente all'alba e al tramonto. Tornati dal game drive, una bella colazione, poi si possono scegliere anche altre cose come uova strapazzate eccetera. Io penso che andrò di affettati e poi con un po' di frutta. Allora, mi sono piazzato qua perché ci tenevo a dirvi una cosa, nel senso che è importante sapere prima di venire a fare un safari che non è detto che si vedranno tutti i Big Five o comunque tutti gli animali che ci interessano, nel senso che si viene qua in delle riserve naturali in cui l'animale si trova appunto nel suo habitat, quindi siamo noi gli ospiti, si va tutti i giorni alla ricerca, ma non è detto. Infatti l'ultima volta che sono venuto qua in Sudafrica a fare un safari ero nel Kruger e per esempio non avevo visto il rinoceronte, che tuttora è l'unico Big Five che mi manca da vedere. Piscina così, faccio vedere anche da dentro. Giardinetto che vi ho fatto vedere ieri, questo è il terrazzino. Cioè che mi piazzerò lì e mi faccio una bella dormita adesso.
siamo partiti per il Grave Drive pomeridiano. L'obiettivo di oggi pomeriggio è quello di trovare i rinoceronti. È apparso dal nulla il rinoceronte, è enorme. Porca puttana, è enorme. Stiamo vedendo un rinoceronte maschio che è venuto appunto a bere qua. Ci ha spiegato il ranger che i rinoceronti non per forza si muovono in gruppo, o almeno i rinoceronti maschio si muovono anche da soli, e ha sopra di sé degli uccelli che praticamente lo puliscono, lo aiutano a pulire, quindi diciamo che hanno un effetto benefico su di lui. Abbiamo trovato questa femmina di leone che sta cenando, sta mangiando, credo che sia uno gnu, e c'è la carcassa, adesso sta, l'ha addentato, non so se lo vuole spostare o può portarlo da qualche parte, ma pazzesco. Guardate, prima va il muso tutto un po' anche insanguinato. Questa è una femmina enorme, eccolo, prendiamo. Ci sono tra l'altro 6 leoni qui nei dintorni. Questi ragazzi, se lo metto a fuoco, questi sono buonissimi. Carne seccata, ma in questo caso salsiccia. Salsiccia seccata. Al ritorno verso casa, sulla strada abbiamo spottato una giraffa. Non so se la vedete, non ne avevamo ancora vista una, perché non sono tantissime le giraffe in questo parco, col fatto che gli alberi non sono altissimi, quindi fanno fatica a cibarsi. Stasera si hanno preparato anche il fuoco, dopo ci sediamo lì. Stiamo un po' qua in questa zona, molto carina. E invece per quanto riguarda la cena, ci hanno preparato il tavolo fuori, bellissimo. Tra l'altro ho una gran fame, quindi non vedo l'ora di mangiare. Guardate che bel tavolo che ci hanno fatto. Personale qui è Rockfig, i numeri uno, gentilissimi, bravi, ti capiscono al volo che gusti hai, eccetera. Molto 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 bravi, mi sto trovando molto bene. Ci hanno portato la cena, giornata molto molto positiva. Abbiamo visto un sacco di animali, tra l'altro finalmente sono riuscito a vedere il rinoceronte. Devo dire che il safari qui mi sta facendo tanto, molto diverso dal safari nel Kruger. Paradossalmente pensavamo di vedere meno animali rispetto al Kruger, però in realtà ne abbiamo visti tantissimi, e soprattutto animali che non avevamo mai visto, come appunto il rinoceronte, il gnu. Abbiamo visto un airone oggi che non avevamo mai visto. Però era molto positivo. Domani mattina e nel pomeriggio anche ci dovrebbe aspettare dei game drive dedicati a vedere la cheetah, che è il ghepardo. Quindi siamo carichi, perché secondo me ne varrà tanto la pena. Dietro di me è un'alba da sogno. Allora, sul discorso Jeep invece, come potete vedere, la nostra è una Jeep che ha solo il tettuccio. In altri parchi potete trovarla anche senza questo tettuccio, ma vi dico la verità, fare il safari in estate in cui è un caldo incredibile, questo tettuccio è un salvavita, perché il sole non vi batterà tutto il giorno sulla testa. Noi credevamo che la Jeep con il tettuccio non ci piacesse più di tanto, invece l'abbiamo rivalutata. Ragazzi, è appena successa una roba assurda. Abbiamo trovato davanti a noi, abbiamo spottato un Black Rhino, che è una razza rarissima e in via di estinzione. Ci sono infatti solamente 5.000 di questi rinoceronti al mondo, non qui, al mondo. Fortunatamente l'abbiamo spottato davanti a noi, ha attraversato la strada una mamma con un piccolo. Considerate che il Black Rhino è uno degli animali più pericolosi al mondo, perché è unpredictable, cioè è imprevedibile. Quindi noi ci siamo fermati con la guida, abbiamo aspettato che attraversasse la strada senza fare niente. Non si possono seguire assolutamente con la Jeep. Fortunatamente sono riuscito a fare qualche video, qualche foto, e ci diceva la guida che il rinoceronte, il Black Rhino, può anche attaccare l'uomo, è molto pericoloso per l'uomo. Infatti è all'interno dei Big Five, perché appunto quando i cacciatori lo cacciavano a piedi era uno degli animali più pericolosi per loro. Ieri e oggi credo di aver fatto le prese più belle della mia vita, ovviamente legate agli animali, al safari. Non sono un videomaker, diciamo, abituato a fare questo tipo di lavoro, però mi è piaciuto tanto, anche perché, se siete fortunati, abbiamo visto delle scene incredibili. Abbiamo sentito dei rumori provenire dalla pozza che c'è qui vicino alla nostra camera. Andiamo ad andare a vedere se c'è qualche animale. Thank you.
protezione per gli insetti, sempre fondamentale, da dare tutte le volte prima di uscire per il game drive. Braccia, gambe e io la do anche sul collo. Questo qui ce l'ha fornito l'hotel, quindi non abbiamo neanche dovuto portarlo da casa. Oggi pomeriggio caldo, ve lo giuro, atroce, atroce. Ci saranno 35-36 gradi. Ci ha spiegato che purtroppo anche oggi pomeriggio si farà fatica a vedere la cheetah perché non le hanno trovate, e gli altri ranger, lui si contatta sempre, non le hanno trovate, quindi andiamo comunque alla ricerca, vediamo. E sicuramente andremo in un posto panoramico che ci ha detto molto molto bello. Ci siamo fermati in un lago e ad aspettare il tramonto, un posto incredibile, e aspettavamo l'arrivo degli elefanti, perché la guida ci ha detto che qui in questo lago tendenzialmente al tramonto vengono elefanti e erano cerotti. È arrivata una famiglia intera di 1, 2, 3, 4. Dov'è? Ah, sta arrivando anche un rinoceronte con un bambino adesso. Sono comunque una decina di elefanti tutti dentro l'acqua, ragazzi, uno spettacolo al tramonto fuori di testa. Stasera l'hotel ci ha offerto una bellissima cena in camera, purtroppo non sto benissimo, continuo ad avere secondo me un filo di febbre, però me la voglio godere, quindi ci hanno dato anche una Coca-Cola, ci hanno portato tutto, adesso cucineranno proprio qui in camera, anche perché tutte le ville hanno al loro interno la cucina. Come vedete lì c'è la zona con piscina, con i lettini, dove possiamo fare anche un bagno perché è caldo, e qui c'è tutto il tavolo apparecchiato. Purtroppo l'ultimo giorno non abbiamo visto praticamente nessun animale perché è iniziata a piovere fortissimo e la situazione si era fatta abbastanza pericolosa. Rischiavamo infatti di rimanere incagliati con la jeep nel fango e in più c'erano tantissimi fulmini. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che il Madikwe è una delle poche riserve in Sudafrica malaria free e quindi non c'è bisogno di fare nessuna profilassi antimalaria prima di visitarlo. Se volete anche voi alloggiare nel mio stesso lodge vi lascio il link con un codice sconto BARTO10 direttamente nella descrizione del video. Io personalmente, come avete visto, mi sono trovato molto bene, quindi credo che possa piacere anche a tanti di voi. Come potete vedere, sono tornato nel lodge, l'avventura qui al Madikwe è ufficialmente conclusa. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, se avete domande o dubbi su come organizzare un safari in Sudafrica, scrivetemelo nei commenti qui sotto perché cercherò di rispondere a tutti. La mia avventura qui continua, adesso mi sposterò di nuovo a Cape Town e se non hai ancora visto i miei ultimi video da Città del Capo, te li lascio qui sopra. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!